Salve a tutti, io sono Roby Rox e benvenuti. Oggi volevo presentarvi la mia personale replica della Red Strat di David Gilmour. Vediamo subito, ve la mostro, eccola qui. Questa è la mia personale replica che differisce in parte dall'originale e poi vedremo in cosa. Diciamo che la Red Strat insieme alla Black Strat è una delle chitarre più conosciute dai fans di David Gilmour. Sicuramente non è così famosa e non è così ricercata come la Black Strat, però anche la Red Strat è riuscita a ricavarsi il suo spazio, specialmente nell'ultimo periodo dei Pink Floyd. Perché ho voluto crearmi una replica della Red Strat? Beh, come per la Black, perché sono un appassionato di David Gilmour e quindi anche io nel mio piccolo cerco di simulare uno dei miei idoli. In un secondo luogo perché la Red Strat ha una sonorità, ha quel sound che non è possibile riprodurre con un'altra chitarra, nemmeno con la Black Strat. Iniziamo intanto a capire quali sono le origini e le caratteristiche dell'originale Red Strat. David Gilmour comincia ad utilizzare la Red Strat dal 1983 per le sessioni di registrazione dell'album About Face. Infatti si può intravedere la Red Strat anche nelle foto fatte apposta per l'album. Se questa fosse l'originale Red Strat, possiamo dire che è una Stratocaster costruita a Fullerton nel 1983 e il modello è un 1957 reuse, quindi una riedizione del 57. La chitarra presenta un corpo in ontano con finitura in nitrocellulosa colore Candy Apple Red, abbreviato CAR, mentre il manico è in acero a pezzo unico. 21 vintage fret e forma del manico C-shape, quindi con una curvatura a forma di C. Meccaniche e ponte erano Fender vintage, il ponte sempre con le solite 6 viti. Presentava un pickguard bianco a singolo strato, ora qui io ce l'ho per lato ma vediamo poi perché, e un selettore a 3 vie, perché essendo una reuse del 57 a quel tempo i selettori erano a 3 vie, e i pickup allora erano pickup passivi Fender. Gilmour non utilizzò mai quella chitarra con quelle configurazioni negli stage, quindi durante il live, ma lo utilizzò solo durante la registrazione dell'album. Possiamo invece vedere, quindi apparire sui palchi, la Red Strat dal Live Aid del 1985. Quando la Red Strat compare per la prima volta sul palco, si vedono già le modifiche che Gilmour ha apportato. Le modifiche principali che saltano all'occhio sono i pickup. I pickup che Gilmour ha montato sono degli EMG SA, dei Sigon Coil attivi. Ma non finisce qui, perché le caratteristiche e le peculiarità più importanti della Red Strat stanno sotto il battipenna. Infatti, a parte il knob del volume, c'è anche il knob chiamato EXG e il knob chiamato SPC, ovvero Guitar Expander e Presence Control, e poi vedremo cosa servono. Inoltre Gilmour, come di consueto, fa montare un selettore a 5 vie. Quelle sono le modifiche che in sostanza Gilmour apporta alla Red Strat. Piccola curiosità, diversamente da quanto si crede, Gilmour non tralasciò la Black Strat in favore di questa solamente per una questione di suono o perché la Red Strat suonava meglio della Black. Assolutamente, scelse la Red e la modificò con pickup attivi semplicemente perché avevano in quel periodo una grandissima quantità di luci e di effetti speciali sul palco e
la Black Strat con i pickup passivi e quindi con un segnale ad alta impedenza ne risentiva molto di interferenze, mentre con la Red Strat con pickup attivi il segnale è preamplificato, quindi è un segnale a bassa impedenza, e questo gli permetteva di avere quel suono pulito, quella definizione classica di Gilmour, anche su stage veramente complessi con un grandissimo arsenale di luci ed effetti. Vediamo ora la mia replica, in cosa ci assomiglia e in cosa differisce e soprattutto da che base sono partito. Per la realizzazione della mia Red Strat replica, in sostanza sono partito da una Fender Stratocaster Classic 50 Lacquered Edition. Ed eccola qui. In pratica è una Classic 50, ma è un'edizione realizzata con finitura in nitrocellulosa. Infatti, la serie Classic 50, come oramai moltissime produzioni Fender, sono realizzate in vernice poliuretanica, mentre questa qui è realizzata in nitrocellulosa, proprio come la originale Red Strat. Perché ho scelto proprio la Classic 50? Perché confrontandola con gli altri modelli Fender Stratocaster è quella che più si avvicina alla Red Strat di Gilmour. Infatti anche questa ha un corpo in ontano, un manico in acero, 21 fret vintage, meccaniche e ponte Fender vintage. La differenza principale sta nel manico, che non si vede ma si sente. Infatti la originale Red Strat ha un manico a forma di C, quindi un C shape, mentre la Classic 50 ha un manico a forma di soft V. Questo ovviamente deve piacere, il musicista deve sentirsi comodo nel suonare, perché è una forma un po' particolare e non tutti l'apprezzano. Io personalmente mi ci trovo bene, ho anche altre chitarre tutte quante con soft V. Anche questa Classic 50 appena comprata giustamente ha i suoi pickup di serie che io ho appunto deciso di cambiare. E questa è la modifica più evidente, almeno esteticamente. Infatti ho montato il DG20. Un'altra modifica che ho apportato io è stato accorciare la levetta del tremolo, come appunto quella di David Gilmour, a 4,25 pollici. Allora, questo qui è il sistema DG20 della EMG. DG20 sta per David Gilmour. È un sistema pre-wired, ovvero già cablato, e vi viene consegnato con battipenna, pickup e knob già tutto collegato. Voi dovete solamente staccare quello che avete di serie e montare questo. I pickup sono anche qui 3 single coil attivi, nello specifico degli EMG SA. Qui abbiamo il controllo del volume, mentre qui al posto dei due toni abbiamo XG e SPC. Significa XG è un guitar expander, ovvero è un booster, ovvero enfatizza gli alti e i bassi. In pratica, rappresentando graficamente l'equalizzazione, più andremo ad aumentare l'XG, più il grafico assumerà una forma di una V. Mentre l'SPC, ovvero il Presence Control, fa l'esatto opposto, va a boostare, ovvero va a enfatizzare le medie. Quindi, anche in questo caso, rappresentando graficamente l'equalizzazione, avremo un grafico che, andando ad aumentare l'SPC, sarà sempre più a forma di A.
un selettore a 5 vie. Il mattipenna è madre per lato invece di essere bianco, perché questo è semplicemente un gusto mio personale. Potevo benissimo prendere tutta l'elettronica e pick up, montarli sul mio battipenna bianco originale della Classic 50, invece ho preferito mantenere quello datomi in dotazione da EMG perché mi piaceva di più. Costi. Allora, la Fender Stratocaster Classic 50 Lacquered Edition io l'ho trovata ed acquistata nuova al prezzo di 1150 euro, mentre l'unica modifica appunto che c'è da fare è stato acquistare e montare l'EMG DG20, che ho trovato ed acquistato per 280-300 euro. Quindi in sostanza, con una spesa di 1450 euro circa, ci possiamo portare a casa una replica della Red Strat di Gilmour, quindi ad un costo non eccessivamente elevato. Abbiamo una chitarra qualitativamente e costruttivamente buona, abbiamo dei pick up fenomenali e ovviamente una complessità di realizzazione veramente bassa, perché basta appunto solo togliere il pick guard e tutta l'elettronica annessa e connessa all'originale e sostituirla con il DG20 system. Ora andiamo a sentire qualcosa e come sempre vi ringrazio di aver guardato questo video. Se vi piace il mio canale, lasciate un like e iscrivetevi. Ciao!